ci troviamo a Ossona di fronte all'azienda Solo Dolcissimo, dove c'è una situazione purtroppo molto brutta per la maggior parte dei dipendenti di questa azienda. C'è stato un cambio della cooperativa che gestisce le attività dell'azienda e purtroppo alcuni dipendenti, contrariamente alla legge, adesso intervisteremo il delegato sindacale del Ticino Lona, non hanno avuto la garanzia di continuare come per legge dovrebbe essere il rapporto di lavoro all'interno dell'azienda dove lavorano già da tanti anni. Allora, qui abbiamo Roberto, buongiorno Roberto D'Agostino, D'Arcangelo, scusa, che è il delegato sindacale di tutta la zona Ticinolona. Della FLAI-CGL, per gli alimentaristi. Spiega ai nostri lettori che ci ascoltano che cosa succede quando in un'azienda che assume dipendenti tramite cooperative c'è il cambio della cooperativa, cioè cambia la ditta appaltatrice. Per legge cosa dovrebbe succedere? Sì, noi siamo venuti a conoscenza in questo caso, anche se non in via ufficiale, che questa società che ha in appalto alcune attività legate alla logistica e al confezionamento cessava, aveva dato disdetta alla società Gamma, che era l'attuale ditta che era in appalto, certo, fino al 31 dicembre, della cessazione delle attività. Conseguentemente il contratto nazionale applicato dei multiservizi prevede, c'è una clausola sociale all'articolo 4, che tutti i dipendenti della società uscente devono essere ricollocati nella società subentrante. In questo caso ci avevano comunicato che era una società che si chiama Nexevia, una società di autotrasporti, per cui va esperita una procedura sindacale con la comunicazione della disdetta dei lavoratori coinvolti, il licenziamento di questi lavoratori praticamente dalla società precedente passa, e che passano poi attraverso l'accordo sindacale alla società e vengono riassunti alle medesime condizioni dalla società subentrante. Quindi la legge prevede un licenziamento pro forma, diciamo così, sì, per chiudere il contratto di lavoro in essere con la vecchia, con società, la vecchia società, e attraverso la procedura, un tavolo anche sindacale, quindi che deve controllare che la procedura in essere sia completa e giusta per legge, passano direttamente in carico alla nuova società, alla nuova, certo, ditta appaltatrice, certo, con lo stesso rapporto di lavoro, quindi lo stesso tipo di garanzie, sì, che avevano nel contratto addirittura precedente. Addirittura prevedendo che passano anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, fermo restando la scadenza del tempo determinato. Certo. Questo proprio per garantire una continuità. La continuità lavorativa, ma anche le garanzie per i lavoratori. E le organizzazioni sindacali, diciamo, sono garanti per dei diritti dei lavoratori in questo caso, nel rispetto del contratto nazionale applicato, perché potrebbe pure essere che la società che subentra applichi un diverso contratto nazionale, ad esempio quello degli autotrasporti, della logistica, ma non è questo il caso, diciamo. Okay. In ogni caso c'è la clausola sociale in ambedue i contratti nazionali. Cosa che invece attualmente non è stata fatta. Non è stata assolutamente. Adesso io sentirei, grazie Roberto D'Arcangelo, sentirei il delegato RSU, sì, CGL, che lavora in azienda Dolcissimo da quanti anni, Marcello? 15 anni. Quindi Marcello Ferrari lavori da 15 anni qui alla Dolcissimo e non è la prima volta che hai visto questi cambi di appalto tra una cooperativa e l'altra. No, ci sono stati diversi cambi di appalto, solo che è la prima volta che è successo questa situazione, anche perché noi come sindacato interno RSU è da solo 4 anni che siamo in essere e invece per quanto riguarda la cooperativa soltanto da pochi mesi che le lavoratrici si sono fatte tutelare dal sindacato, perché c'è stato questo sentore di cambio appalto e a volte è successo che molte lavoratrici non avessero più il lavoro, quindi si volevano tutelare. Ho capito. Quindi questa situazione, diciamo che nell'ultimo anno, che ha incominciato a essere precaria e particolarmente pesante da un punto di vista proprio
anche psicologico, sì, per le lavoratrici e per il lavoratore dell'azienda, no? Sì, perché le lavoratrici hanno un sentore, da subito si è capito che c'era qualcosa che non andava, perché si vociferava che a fine anno ci sarebbe stato un cambio appalto, che non tutte le persone sarebbero state assunte, e questo ha contribuito parecchio a destabilizzare tutto, ci mancherebbe. Ti ringrazio. Grazie. Marcello, qui abbiamo delle dipendenti, Cristina Salmoiraghi e Bugini Francesca, con le quali ho già parlato, e volevo sapere da loro intanto da quanti anni lavorate in azienda. Io da circa 3 anni. Io dal 2006. Quindi 3-4 anni, cioè no, no più, io 12. Più 12 anni. Voi avete in mano la lettera di licenziamento. Sì. Quanto è datato il licenziamento? È datato il 31 dicembre. E la lettera quando è stata? Il 21 dicembre. Il 21 dicembre. Quindi una lettera di licenziamento che, tra virgolette, ha un anticipo del licenziamento di 10 giorni. Io non conosco perfettamente tutte le leggi del lavoro italiano, ma non ho mai sentito una roba del genere, sinceramente. Okay. Neanche per i contratti a tempo determinato. Con questa lettera di licenziamento, quindi voi, dopodomani, quando riaprirà l'azienda, che adesso è chiusa per la pausa, ci ritroviamo a casa. Siete a casa. Sì. Senza neanche una motivazione, comunque. Esatto. Sulla lettera di licenziamento, che tipo di motivazione viene data? Viene dato giustificato motivo oggettivo. Dell'articolo 3 della legge 604. Sì. Causa risoluzione del contratto appalto per cessata attività. Allora, come diceva prima il delegato sindacale, quando ci sono questi cambi d'appalto, la vecchia ditta appaltatrice licenzia, è automatica questa cosa, licenzia tutto il personale, e nel giro di neanche un giorno, cioè, c'è automaticamente la riassunzione in essere con la nuova azienda. Quindi in teoria potrebbe questa lettera di licenziamento essere quasi una cosa dovuta, ma in realtà voi avete ricevuto solo questa lettera, sì, ma sì, nessuna sì. garanzia, nessun esatto. tipo di colloquio con la dirigenza. Anzi, solo, e comunque questa lettera solo 3 persone di noi l'ha ricevuta, perché tutte le altre persone... Ecco, allora, quanti dipendenti siete in azienda? A tempo indeterminato, sì. come gamma, erano una trentina. Una trentina. Sì. E le uniche persone che hanno ricevuto il licenziamento? Tre persone. Voi due e un'altra, ragazza che è a casa per motivi suoi, personali, che non è qua stamattina. Adesso noi stiamo facendo l'intervista, abbiamo una decina di persone, quasi tutte donne, perché in questa azienda lavorano quasi tutte, sì, cioè la maggior parte dei dipendenti siete donne. Però di fronte al presidio dell'azienda ci sono molti altri dipendenti. È arrivato poco fa l'amministratore della cooperativa, il signor De Luca, che si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Alla mia domanda, ma cosa ne pensa di questo presidio davanti all'azienda che lui amministra, lui ha detto che non si rende neanche conto di che cosa sia, non capisce che cosa sia questa cosa. Forse bisognerebbe così dargli la possibilità, se vuole, di informarsi su quello che succede nella sua azienda, visto che dopodomani deve rientrare anche lui al lavoro e si ritroverà di nuovo il presidio, perché da quello che abbiamo capito non mollate la presa. No, dopodomani, dopo la pausa altro. Del primo dell'anno, i dipendenti e la rappresentanza sindacale saranno di nuovo qua per chiedere almeno delle motivazioni, delle informazioni che non vi sono state date. No, non è tenuto a darcele. Che cosa così. Chiedete voi? Facciamo un appello, visto lavoro, che c'è questa possibilità. Il nostro posto di lavoro, nostro comunque, posto di lavoro. Essere reintegrate. Anche lavoravate perché... a tempo pieno voi? No, i contratti erano part time comunque, a 5 ore. I contratti erano a 5 ore, però poi alla fine lavoravate a sempre seconda. Sì, 7 ore e mezza. Sì, beh. Vabbè, comunque quando c'era bisogno quando per c'era l'aumento bisogno, della produzione. Sì, ci fermavamo. Da quando abbiamo fatto la tessera sindacale ci ha bloccato, ci ha fatto fare 5 ore e basta, perché ha detto così. Da voi da oggi fate 5 ore, punto. Quando vi siete rese conto che la situazione stava precipitando quest'anno? Ma io parlo nel mio caso, diciamo che dal mese di aprile, diciamo, no? Che la situazione è iniziata a non essere chiara,
e quindi appunto siamo andate dai sindacati per avere un attimino un po' più... Ma avevate avuto dei problemi già con la busta paga di allora? C'erano stati degli screzi, qualcosa che magari... Ma inizialmente il sentore, capivamo... cioè non è che uno si alza al mattino e no, pensa... No, siamo andati a far controllare la busta comunque... paga perché non ci sembrava giusta. Sì, c'erano giornate in cui lui ci lasciava a casa a riposo. Giornate che magari facevi più ore, prendeva quelle ore, le spostava appunto nelle giornate che eravamo a casa. Quindi non riuscivate a capire bene, c'era un po'... la lettura della busta paga non era più chiara. Quella chiara no. di prima. Malattie che comunque non venivano pagate, erano retribuite al 50% non al 100%, e quindi appunto... Tu che sei qua, mi hai detto, dal 2006, nei primi anni, quando comunque avevi incominciato a lavorare, magari anche a menore, eccetera, eccetera, era mai successa una cosa simile con l'avvicendamento di un'altra cooperativa che gestiva oppure no? Beh, io quando sono arrivata, comunque la cooperativa era Legnone, poi dopo appunto, dopo qualche anno ha chiuso, è passata sotto Metropoli, però visti, diciamo, casini... Non era mai successo niente? No, o comunque, vabbè... No, perché cioè, te lo il fatto chiedo, di lavorare, non lavorare, di fare i giorni a casa, quello è sempre stato. Quello così. Purtroppo succede nelle piccole aziende, novità, diciamo. Nelle aziende medie. Però diciamo che da quando è passata a Gamma, che era diventata un SRL, diciamo che ci aspettavamo qualche miglioramento rispetto a prima, si pensava di avere, invece. Questo cambio di passaggio, voi l'avete saputo, l'avete sentito, avete visto qualcuno della nuova cooperativa che è venuto in azienda a parlare, che ha detto qualcosa, cioè siete state convocate? No, o avete... io sono stata inizialmente convocata a novembre dal signor De Luca, ma perché mi ha proprio detto che io a dicembre avrei perso il posto di lavoro. E come l'ha motivata questa cosa? Non l'ha motivata. E tu non gli hai chiesto il perché? Io gliel'ho chiesto, sì. Eravamo io appunto e l'altra ragazza, che poi è mia sorella. E lui ci ha detto che non è tenuto a darci motivazioni, dicendo solo tanto che noi non rientravamo più nel nuovo progetto. Forse il signor De Luca dovrebbe ripassarsi le leggi sul lavoro italiano, perché non sa cos'è un presidio di fronte a una fabbrica. Non sa quali sono le leggi dell'avvicendamento degli appalti. E quindi gli consigliamo, visto che non vuole rilasciare dichiarazioni, di ripassarsi un attimino il diritto del lavoro vigente attualmente in Italia. No, sarebbe auspicabile, Carla, che la società committente, che è la Dolcissimo, che ha un nome noto nel mercato italiano e non solo, si faccia garante, perché è lei la committente ed è lei che decide se rescindere o meno un contratto in appalto, se dare delle attività in appalto e a chi darle, per cui la serietà degli interlocutori è fondamentale e il rispetto delle leggi e dei contratti è altrettanto fondamentale, non solo per chi ha la società in appalto, ma anche per la committente. Anche perché la committente lavora da anni, è conosciuta da anni come un'azienda che lavora bene, voi producete prodotti alimentari, quindi un tipo di prodotto altamente... diciamo così, particolare anche dal punto di vista proprio igienico-sanitario, per quello che riguarda chi viene il consumatore finale, per cui l'azienda Dolcissimo dovrebbe, come dici giustamente tu, più che visionare dovrebbe sorvegliare e controllare anche, perché se la sua produzione deve essere sempre di un livello buono come quello che è stato finora, è grazie ai dipendenti e alle dipendenti dell'azienda. Farsi carico anche della cosiddetta responsabilità sociale. Certo. Come direttore di Gram invito solo, o Dolcissimo come si chiama, a contattarci per una dichiarazione certo. Perché a questo punto, visto che è stato dobbiamo sentire anche il punto di vista della committente e di chi comunque ha la proprietà degli impianti, delle materie prime, e poi ci mette il marchio che va al consumatore finale. Per adesso in bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti, grazie a voi che ci avete seguito. Posso dire due cose anch'io? Certo. Come ti facciamo un'intervista a parte, perché almeno così vai a ruota lì.